Ciao a tutti pagliacci e pagliacci, ben ritrovati sul mio canale. Qua è Omegozzo che vi sta parlando e a bomba. Attenzione, perché oggi è un giorno cruciale, perché avrete sicuramente iniziato la scuola, oppure l'avete già iniziata qualche giorno fa, oppure semplicemente la inizierete tra qualche giorno, magari come ad alcuni sta succedendo. In ogni caso, ragazzi, oggi è un giorno cruciale sicuramente per alcuni di voi, ma anche per un altro bambino che conoscete non bene, non benissimo, è il nostro eroe da tanto tempo. Sì, è iniziata la scuola anche per Ronaldo Junior e ci saranno dei problemi seri per il nostro Ronaldo Junior. Infatti, come prima cosa, dovremmo cercare di riabituarci alla scuola, perché Ronaldo Junior, ragazzi, sapete che è un pazzo, a scuola non ci vuole andare. Non ci va alla scuola Ronaldo Junior. Quindi preparatevi, perché sarà un video bellissimo. Detto, ci sono pure le riste con i professori. Primo giorno di scuola. Vabbè. Quindi raccomando, ragazzi, se vi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per supportare i miei video. E vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram. Basta che cercate @RealAnthony e potete essere salutati a fine video in ogni video. Io. Quindi mi raccomando, venitemi a seguire, che è importante. Bene, ragazzi, io vi darei il benvenuto in questo video. Ve lo vorrebbe dare anche il qui presente Ronaldo Junior, che oggi super cazzuto con la sua felpa Supreme nera si appresta ad andare al suo primo giorno di scuola. Ma è proprio questo il problema. Il primo giorno di scuola, no! Infatti, Jasmine, ragazzi, anche se è la nostra fidanzata ed è più grande di noi di molti anni, ci sta dicendo che è importante andare a scuola, dobbiamo andare, anche se siamo figli di CR7, il grande campione, bla bla bla, sempre stesse solite cose che ci dicono. E sinceramente, ragazzi, mi sto un po' rompendo, perché mi stanno facendo la ramanzina, anche, sì, Jasmine, continua a parlare da sola. Anche mio padre e mamma mi stanno dicendo di andare a scuola, perché papà dice che vuole, che è importante che io vada a scuola tutti i giorni, perché, ragazzi, mi tocca andare a scuola, perché Ronaldo Junior. Infatti, purtroppo, ragazzi, ci tocca, non possiamo farci niente. Anzi, io vado a scuola, ragazzi, solo per fare figa, bordello, delirio e schiere. Infatti, guardate un po' che ore sono, sono le 7:48, ecco, infatti si dovrebbe muovere, dovrebbe passare l'autobus a breve. Dovrebbe passare l'autobus, ragazzi, a breve a prendermi da casa, così posso andare a scuola. Il primo giorno di scuola, ragazzi, è sempre figo, perché si fanno casino, si fa bordello. Vedremo Ronaldo Junior che diavolo combina. Poi fatemi sapere, ragazzi, commentate il vostro primo giorno di scuola nei commenti, se avete fatto come Ronaldo Junior. Mi raccomando, mi piace se ancora non l'avete messo, iscrivetevi al canale, che troppo arriva l'autobus, inizia la depressione totale. Basta, ho capito, devo andare a scuola, basta parlare. Ok, ragazzi, come potete ben notare, l'autobus della scuola, quindi l'autobus scolastico, è passato a prenderci da casa. Infatti l'autobus scolastico si occupa solamente di venire a prendere i bambini che purtroppo abitano, diciamo, in una posizione lontana e non possono andare a scuola, quindi non possono recarsi a scuola, anche se noi potremmo andare con la sesto elemento, ragazzi. Anche se, ragazzi, a dire il vero, noi potremmo andare benissimo con la sesto elemento a scuola. In ogni caso, come vedete, per ora siamo io, Albert e l'amico di Alex, e ci stiamo dirigendo a scuola, che ormai penso che sappiate tutti dov'è la scuola di Ronaldo Junior. Ora ci arriveremo e la vedrete, per fare questo primo penoso, noioso giorno di scuola. Io spero, ragazzi, che questo video non vi possa annoiare, perché Ronaldo Junior è in serbo un piano per voi, per non farvi annoiare e fare bordello il primo giorno di scuola. E non imitatelo, mi raccomando, perché sennò poi nella realtà sono cazzi, quindi non lo fate. Ronaldo Junior è un caso a parte, ve lo dico sempre. Quindi aspettiamo, che adesso in maniera noiosa siamo anche in ritardo di mezz'ora. Arriviamo a scuola e, ragazzi, iniziamo il primo giorno di scuola di merda. Infatti, come potete ben notare, ci sono anche persone più grandi, ragazzi più grandi. Oddio, c'è Tracy De Santa, che dovrebbe essere tipo all'ultimo anno di superiori. Ma guardate quanto è buona, ragazzi. No, vabbè, ragazzi, sono fidanzato con Jasmine, devo smetterla. Bella, raga, come state? A bomba? Basta con sti telefoni, ecco, te lo meriti, basta. Sempre giocare a sto Fortnite di merda, ragazzi. Basta giocare pure a scuola, mamma mia. Ragazzi, vi dico già che il primo giorno di scuola sarà una noia pazzesca, però io lo renderò il giorno più figo di sempre, perché se c'è un poliziotto e
maschere e io vado, io sono il capo della gang, qui comanda Ronaldo Junior. Penso che la scuola già ve l'ho fatta vedere, noi qui dentro che andremo a scuola adesso, fra un po' andremo in aula a lezione, sentire il professore, e che ragazzi mi partirà l'embalo e spaccherò qualcosa. Comunque la scuola in generale è abbastanza grande, bella. Vabbè, in ogni caso andiamo dentro perché stava iniziando la lezione. Voi state chiedendo: Omega, ma perché Ronaldo Junior non lo zaino? Allora ragazzi, forse mi sono spiegato, il primo giorno di scuola non serve nessun fottuto zaino a Ronaldo Junior, non deve servire nemmeno a voi. Comunque in ogni caso io inizio a entrare perché le lezioni stanno per iniziare, anche perché poi sto tizio qui che fa la guardia, che si assicura che tutti i bambini entrano, ci picchia perché c'ha pure il mangano del cerpistolone. Quindi ragazzi, vedete, da questa freccettina qui, come avrete ben capito, entriamo, che ricorrono spesso in GTA quando ci sono azioni o cose, quindi ragazzi non c'è niente da fare, entriamo in sta scuola. Boom! Oh, siamo già entrati? Perfetto. Ok, allora, siamo entrati, aspetteremo comunque che entrino gli altri, perché non, ormai non ci esco, non ci rientro 3000 volte. Poi dall'altra parte del corridoio, ragazzi, c'è l'aula di informatica, ci sono un botto di cose. Vabbè, ve lo faccio vedere allora. Qui c'è l'accorpamento delle medie, questa è la nostra classe, ragazzi, veloce, fatta vedere veloce veloce. Dopodiché questo tipo è il corridoio, qui si possono prendere le bibite, da qua si va tipo nella sala, un'altra sala, ora ve la faccio vedere. Questa è un'altra scuola, cioè non è un'altra scuola, è sempre una classe, però questa è dei superiori, infatti vedete ci sono ragazzi più grandi di me, di 2-3 anni. E adesso vi faccio vedere anche l'altra parte della scuola, anche se mi sa che abbiamo alla prima ora laboratorio di informatica o qualcosa del genere, mi ricordo. Vabbè, in ogni caso aspetto gli altri ragazzi e poi entriamo, perché questa è la nostra classe. Infatti io sto sempre seduto qui all'angolino di là d'altra parte, vicino a me c'è Albert e poi ci sono ragazzi gli altri membri della classe, anche se io quest'anno mi provo a mettere avanti perché sennò poi mio padre mi rompe e dice che non studio, vero professore? Buongiorno professore, tutto bene? Spero di sì. Ok ragazzi, siamo arrivati nell'altro complesso. E allora, non ve l'ho mai fatto vedere, non l'avete mai visto la prima volta. Allora, sopra c'è la sala mensa, qui ci sono altre classi delle medie, poi c'è una classe anche delle superiori, lì a sinistra. Qui c'è la sala di informatica che, oddio, sta facendo l'appello il professore. Ok ragazzi, sarei in ritardo, ma sapete che vi dico? Io marino la scuola e scare, faccio sega, come si dice nei paesi miei. Qui ci sono le macchinette, questa è un'altra sala in comune ragazzi, multimediale slash comunicazione slash non mi interessa a scuola, non ci voglio andare, grande Ronaldo Junior e schere. Ora vi faccio vedere velocemente la mensa che è al piano di sopra. Mi dicono sempre: Ronaldo Junior non corre nei corridoi, ma io sono Ronaldo Junior e schere. Ah, questa cosa è la sala del bidello, scusatemi. E mentre qui, come vedete, c'è la sala mensa, ragazzi, dove tutti possono mangiare. Ecco, infatti stanno già mangiando. Vorrei tanto venire a mangiare qui, ragazzi, tanto che ci hanno diviso per orari con quelli delle superiori e quelli delle medie. Quindi io, ragazzi, vado giù e vado un po' a sdrogheggiare schiene. Anche perché ora vado al professore e dico: professore, io marino la scuola il primo giorno, gang. Sì, ragazzi, seriamente, per quanto papà voglia che vada a scuola, ok, va bene, ci sta. Ma, oh, scusami, cara. Buongiorno, ragazzi, sì, bella, bella, ciao ragazzi, ciao professore, buongiorno, bella, fratello, come stai, tutto bene? Senta professore, sono venuto per dirle che oggi non ho proprio voglia di stare a scuola e marino il primo giorno di scuola, per lei è un problema, vero? Mi sta ascoltando? Professore? Oddio, l'ho buttato a terra! No, non è violenza questa! Aiuto! No, il rista è il primo giorno, ragazzi, scusate! Oddio! Oddio, vuoi far rista? Va bene, esci fuori, esci! Ragazzi, volete sapere perché quelli delle superiori mi rispettano? Perché faccio botte sempre con il professore di informatica del laboratorio! E ogni volta, ragazzi, si becca il colpo segreto! E quindi ogni volta faceva botte, soprattutto quando gli dico che voglio marinare la scuola, specialmente il primo giorno di scuola! Boh! Colpo segreto! Come vedete ragazzi, dietro il professore di informatica. Oddio, scusate ragazzi, no, devo scappare ragazzi, no, perché ho picchiato una. E ragazzi, calmi, lo spettacolo è finito, è inutile fatto ritrarre il professore nell'aula, calmi, lo so che sono un grande, lo so. Ecco, questo è quello che vi dicevo, sapete perché mi rispettano tutti in questa scuola? Perché faccio le risse clandestine, schere, con tutti i professori. Tipo una volta, no? La feci con questa che è la professoressa di matematica, questa è la professoressa di inglese, non so se si vede, vabbè che sono due secchioni del cazzo. Questo è stato il professore di fisica, mentre questo qui ragazzi è stato per 2 anni mi sembra il mio professore di chimica, poi ha insegnato tipo storia, geografia, non mi ricordo, no? E quindi questi qua è anche no, perché io faccio risse clandestine e piace un botto, infatti si è riempito qui un po' la situazione. Ragazzi, grazie, sì, troppo gentile, mi ho fatto una piccola rissa, già era arrivata la guardia, maledizione, c'è il bidello infame che sputtana tutto, bidello, guarda,
Abbi dall'infame, non me devi più sputtare. Il primo giorno di scuola Ronaldo Junior viene espulso perché è troppo rischio. Vieni qua, infame, così impari a dire alla guardia di sicurezza che sto affamazzato col professore. Vieni qua che ti distruggo, brutto ciccione. Altro che ciccio game, vieni qua che ti spacco. Madonna, fatto un colpo segreto tipo a vuoto. Ok ragazzi, forse dovrei smettere di fare le risse il primo giorno di scuola. Ancora tipo papà, poi lo viene a sapere. Mi espellono, boom, ma dritto nell'armadietto. Epico. Ragazzi, non fatelo mai a scuola vostra se non rischiate. Soprattutto col bidet. Oh, guarda che ti piglio sta mazza, sei stato Davico. Davico der naso. Copo segreto, boom! Ok, dai, basta, bidello, ci siamo divertiti, basta! Ok ragazzi, direi che basta per le risse clandestine. Può essere in inglese, se nel suo armadietto, che è quello dove mi sono buttato col bidello. Allora, come vedete i corridoi sono quasi vuoti perché mi sono le lezioni, quindi ragazzi, a parte gli scherzi, scherzi, ma me ne vado perché è da scuola, non ci vuoi che stai alla scuola. E ha detto a scuola mi rispettano perché faccio ste risse, no? Poi non mi possono fare niente perché mio padre è uno dei sostenitori e anche sponsor della scuola, quindi non mi possono cacciare, ragazzi. Ergo, Ronaldo Junior può fare quello che vuole. Ma non è fantastico, iscrivetevi, lui può fare tutto. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto, raccomando, bel poliziotto in super negozio. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Ronaldo Junior non terza dare a fatti a possessa d'inglese. Ricordatevi ogni volta che io. Ragazzi, vi ringrazio sempre per la visione, anche perché ogni volta un nuovo episodio è sempre bello. E come vi ricordo, dico sempre, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram. Voglio salutare Raffaele Rizzo 07, Ryan Bobby, Vara Valla Cor, Dani Lauda 05 e Carmine Scotto 85. Ragazzi, cioè avete i nomi più belli di sempre che mi fanno ridere un botto. In ogni caso, se volete essere salutati da me e anche seguiti in alcune occasioni, perché faccio tipo dei contest particolari, mi raccomando, venite a seguirmi su Instagram come fa il nostro piccolo Ronaldo Junior. Basta che cercate a @RealAntony, ragazzi, mi seguite, potete mettere mi piace, tutto quello che vi pare, in modo tale che posso salutarvi a fine video. Direi che per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, per essere stati con il vostro negozio anche quest'oggi. Ronaldo Junior vi saluta, io vi saluto, ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Let's go!